comunicazione al paese, alla città in particolare. In data 11 luglio io, in qualità di presidente dell'azienda speciale Agropoli Cirento Servizi, ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di presidente dell'azienda. Ovviamente, come ho ben specificato all'interno della lettera di dimissione, la mia non è una uscita di scena rancorosa, non è un'uscita di scena perché mi sono fatto da parte per motivi politici o personali, no. Il mio è stato il compimento di un percorso, anzi il nostro è stato il compimento di un percorso durato 5 anni. 5 anni duri, intensi, dove abbiamo lavorato sotto traccia, dove abbiamo cercato di fare delle cose importantissime per l'azienda. Noi siamo arrivati nel 2012 senza avere un bilancio approvato. Abbiamo dovuto approvare innanzitutto il bilancio della gestione precedente, pur non avendo gestito l'azienda e non avendone condiviso dei contenuti. Partivamo da una situazione normativa pessima, cioè che imponeva la chiusura delle società in house, perché l'Agropoli Servizi in prima specie era una società in house, era una SRL, e entro il 30 dicembre del 2012 le società in house di comuni che non raggiungevano i 30.000 abitanti erano destinati a chiudere, e quindi noi dovevamo licenziare i lavoratori. Questa è stata la nostra mission, cioè quella di evitare lo smembramento dell'azienda, della società in quel momento, e di salvare i posti di lavoro a tanti padri di famiglia. Quanti sono i lavoratori? I lavoratori dell'Agropoli Servizi diretti sono una 60, indiretti sono una 40. Agropoli Servizi ha tra lavoratori diretti alle dipendenze dirette dell'azienda e altri servizi che noi ovviamente, per le restrizioni sulle assunzioni che le normative ci impongono, siamo costretti ad esternalizzare a cooperative, saranno un'altra 40 di dipendenti. Quindi sostanzialmente nell'Agropoli dei Servizi girano circa 100 lavoratori tra i vari servizi che noi espletiamo. Quali sono i servizi che espletate? Allora, chiaramente l'Agropoli Servizi espleta quasi tutti i servizi del comune di Agropoli, dal servizio tributi, dal servizio cimiteriale, dalla manutenzione ordinaria di tutto il territorio agropolese, la manutenzione del castello, la guardiania del porto, la guardiania di tutte le strutture sportive di Agropoli. E non solo, abbiamo anche tutte le pulizie degli immobili comunali. Quindi voglio dire, l'Agropoli Servizi è un'azienda che sviluppa e produce servizi con un'unica differenza rispetto al privato, e proprio per questo noi ci teniamo tantissimo che l'azienda abbia un suo futuro roseo, proprio perché l'azienda non deve produrre utile. Noi dobbiamo avere il pareggio di bilancio, questo è quello che ci impone la legge. E proprio perché non dobbiamo raggiungere utile e quindi non speculare sui servizi, noi cerchiamo di fare in modo che questi vengano realizzati e vengano attuati in modo serio e preciso. Chiaramente si può sempre migliorare, si deve puntare a migliorare i servizi, però noi siamo partiti da una società altamente debitoria, da una situazione altamente debitoria che ancora oggi ne paghiamo tantissime conseguenze in termini di, abbiamo dovuto fare avviare processi di rottamazione di debiti con Equitalia, abbiamo avviato procedimenti di rateizzazione in questi anni, siamo partiti con un deficit notevole, non solo il deficit tributario ma anche il mancato accantonamento di TFR e altri costi che noi, con i pensionamenti che poi ci sono stati in atto, abbiamo dovuto sopportare e abbiamo superato egregiamente. Voglio dire, noi oggi abbiamo per il quarto anno consecutivo chiuso il bilancio inattivo, anche se per poco, ma è inattivo, quindi è un'azienda che è in equilibrio ed è un'azienda che deve, a mio avviso, puntare a innanzitutto affrontare un piano di assunzioni, visto che oggi ci sono le normative che lo possono consentire rispetto al passato, assunzione e quindi stabilizzazione dei lavoratori in ester, e pensare di progettare e programmare nuove assunzioni per i nuovi servizi che l'azienda dovrà andare a gestire. Mi riferisco alla farmacia comunale e a tante altre
altri servizi che il futuro dell'azienda dovrà affrontare. Perché il passaggio è un fatto naturale, il quinquennio, oppure è una scelta tua? Allora, diciamo che già avevo maturata questa scelta di dimettermi a dicembre, perché ho fatto questo ragionamento. Ho pensato, si conclude il quinquennio di Franco Alfieri, si conclude una fase storica e politica di questa città, ed essendoci una nuova amministrazione è giusto che la nuova amministrazione scelga sulla base delle proprie strategie come, diciamo, occupare le caselle politiche o gestionali che riguardano il comune. Per cui io non ho voluto costituire alcun, diciamo, impedimento alla nuova amministrazione di sviluppare le proprie strategie, fermo restando che devo dire con sincerità che il sindaco Adamo Coppola mi aveva chiesto di rimanere almeno un altro annetto, giusto per proseguire fino a scadenza naturale del mandato. Però ritengo che certe scelte vadano fatte con decisione, senza guardarsi indietro, ma con tanto sorriso. Veramente è stata una scelta dettata, fatta con convinzione, ma con un sorriso, con grande soddisfazione. Ecco. Beh, se ci dovesse essere una rinomina anche da parte di una volontà politica netta, perché non continuare? Cioè? Non è un'altra. Penso che la mia vita debba essere oggi indirizzata verso nuovi orizzonti, verso nuovi progetti. Mi piace affrontare nuove sfide, e nella mia vita ne ho affrontate tante e vorrei affrontare nuove sfide. Mi voglio mettere nuovamente in discussione, mi piacerebbe fare nuove cose. Abbiamo dimostrato in questi anni competenze e capacità, abbiamo avuto anche delle partecipazioni politiche che hanno riguardato la mia persona o componente della mia famiglia anche un notevole consenso, giustificato e dettato dalla stima che le persone di Agropoli hanno verso di me e verso la mia famiglia. Quindi il mio orientamento in questo momento è verso nuove sfide e verso nuovi orizzonti. Quindi non accetterei un nuovo incarico, onestamente, è qualcosa che scarto a mio proprio. In termini di gestione territoriale, quali difficoltà hai incontrato proprio nella gestire appunto Agropoli con tutto il comprensorio, proprio le criticità che hai incontrato maggiormente? Allora, le criticità, innanzitutto, quando si tratta di società multiservizi, sapete bene che la prevalenza della spesa è destinata ai lavoratori. Noi abbiamo circa l'80% della spesa destinata a spesa lavoro, al personale. E quindi la vera prima criticità era rimettere in equilibrio la spesa del personale. Ed è stato difficilissimo, perché noi ci siamo trovati ad affrontare situazioni contrattuali dove lo straordinario superava l'ordinario, ma per mesi. Allora abbiamo dovuto fare anche delle lotte forti con i lavoratori. Perché? Perché abbiamo detto altrimenti l'azienda fallisce e voi perdete tutto, non solo lo straordinario. Quindi abbiamo fatto in modo di stabilizzare gli stipendi, di garantire lo straordinario solo quando era necessario, ma questo ha comportato una diminuzione dei salari da un lato, ma nello stesso tempo ha comportato la stabilizzazione poi dei pagamenti del salario, perché noi in 5 anni non abbiamo tardato un giorno nel pagamento degli stipendi, non abbiamo tardato un giorno nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Quindi voglio dire, venivamo da un periodo nei quali i nostri cassetti sono pieni di cartelle esattoriali, dove non si pagavano contributi per anni, e siamo passati ad una fase di 5 anni dove non si è saltato un giorno uno stipendio e un giorno un pagamento di contributi. Inoltre voglio dire, siamo passati da, proprio perché quando si, durante la campagna elettorale, adesso posso parlare, è finita la campagna elettorale, la Agropoli Servizi è stato oggetto di attacchi, ma veramente paradossali, perché noi possiamo solo dire una cosa: la Agropoli Servizi aveva lavoratori che lavoravano a 20 ore, dopo 5 anni lavorano a 30 ore contrattualizzati, non così a straordinario, su contratto da 20 a 30 ore. Le categorie indicatizie invece da 30 ore sono passate a 33, cioè noi abbiamo aumentato, ma non solo, abbiamo aumentato i servizi. Abbiamo stabilizzato i lavoratori che stanno nei tributi. Stamattina abbiamo stipulato l'ultimo contratto con la società Etica, che ha vinto la gara per quanto riguarda gli interinali del servizio tributo. Stamattina tutti i ragazzi hanno firmato il rinnovo del contratto, e quindi questo significa
che quando ci saranno le norme per poterli reintrodurre nell'azienda, loro avranno il canale preferenziale, perché sono anni e anni che lavorano per l'azienda, perché il lavoro interinale è comunque un lavoro, si dice, prestito, mi presti il lavoratore, quindi sono lavoratori che vengono prestati, ma sono lavoratori nostri, anche se dobbiamo ogni 3 anni cambiare il fornitore per legge, ma sono lavoratori dell'azienda. E questo è stato fatto grazie a un processo di stabilizzazione che noi abbiamo avviato 2 anni fa, stabilizzazione dei precari. E quindi la prima criticità era quella proprio di assicurare il servizio e assicurare i livelli salariali, perché altrimenti non eravamo in grado di mantenere, visto la mole di debiti che abbiamo trovato. Questo va a evidenziare che stiamo e abbiamo risolto chiaramente con delle realizzazioni. Quanto ammonta il debito? Inizialmente ammontava. Allora, c'è un debito nato da una mancata, dal mancato pagamento di alcune tasse, ma non sono, io non le voglio dare come responsabilità, perché non è il momento di trovare responsabilità, ci saranno state le difficoltà, però io dico il quadro che abbiamo trovato è un quadro di circa 300.000 euro di contributi e altre forme di diciamo, tassazione non pagate, che poi sono arrivati. Il problema vero era che non sono state contestate. Questo lo dobbiamo dire, non sono state contestate né avviate procedimenti di rateizzazione, quindi abbiamo dovuto pagare le sanzioni al massimo. Mo, grazie alla rottamazione che c'è stata, siamo riusciti ad ottenere, grazie anche ai nostri consulenti e tutti quelli che collaborano con noi, che chiaramente ci comporta un risparmio totale di circa 50.000 euro sull'intero importo. E poi per altri 4 anni noi comunque avevamo già pagate, pagavamo circa 6.000 euro al mese di rateizzazione, quindi una parte l'abbiamo già tolto, quella che è rimasta l'abbiamo rottamato, e quindi nel giro di 2 anni questa azienda, se il comune manterrà i conferimenti in modo preciso, questa azienda è un'azienda in equilibrio ed è difficile trovare aziende senza contenzioso. Senza contenzioso, non abbiamo contenzioso con nessun lavoratore. Cioè, forse siamo una delle poche aziende dopo 5 anni, non è che stiamo partendo, dopo 5 anni di gestione abbiamo portato il budget da 800.000 euro a quasi 2 milioni di spesa di... assicurando i servizi, naturalmente. È chiaro che tutto si può mantenere, si può migliorare. Noi purtroppo non abbiamo, il mio vero rammarico, cari amici, è quello di non aver potuto fare delle spese di investimento sulle macchine, sull'attrezzatura, perché partire a debito sulle attrezzature sarebbe stato giustificato, perché hanno più cicli di ammortamento e noi le andavamo ad ammortizzare in 5 anni. Non abbiamo potuto comprare un camion, abbiamo dovuto fare come la massaia, fare i conti sulle dita e cercare di mantenere in equilibrio l'azienda. È chiaro che a volte non abbiamo potuto forse intervenire nei modi, nei tempi o con le modalità necessarie, ma noi siamo un'azienda che ha bisogno di braccia, non di cervelli. I cervelli già ce ne sono troppi, forse. Quindi nel momento in cui non abbiamo la capacità economica per poter assumere nuova gente, nuove persone, nuova forza lavoro, è chiaro che gli interventi che noi facciamo hanno i loro tempi, perché al proprio servizio avrebbe bisogno almeno di altri 40 dipendenti, 40 operai, per la mole di servizi. I servizi degli ultimi 4 anni sono raddoppiati. Immaginate solo il comune, la ditta che fa la pulizia del comune prende gli stessi soldi 3 anni fa che c'era solo la metà del comune, e non c'era il centro visita, non c'era il castello, cioè noi abbiamo mantenuto con lo stesso impegno di spesa, abbiamo raddoppiato i servizi, caricandolo ovviamente in questo caso sul terzo settore. È chiaro che questo va riequilibrato, va tutto riequilibrato, perché altrimenti non si riesce poi a mantenere il livello qualitativo dei servizi, perché poi le ditte sono costrette a restringere gli orari. Tanto è vero che quest'inverno abbiamo avuto problemi, perché, faccio un esempio, non garantire le pulizie, può sembrare una stupidaggine, dei servizi igienici sul castello non è sufficiente 1 o 2 ore al giorno, soprattutto d'estate, ci vuole una presenza costante. Perché? Perché al bagno vanno tutti, soprattutto la sera, quindi ci vuole una, per poter mantenere la qualità del servizio, faccio un esempio banale, ma è così, così come in tutte le altre.